L'intervento ora del consigliere Bisogni, dopodiché il consigliere Celani. Grazie Presidente. Ci provo a mantenere un tono pacato. Allora, partiamo dall'efficacia della proposta. Sappiamo che siamo a fine legislatura a livello nazionale, oramai siamo praticamente in campagna elettorale. Se adesso noi, tecnicamente, se adesso noi andiamo ad approvare questa legge, che cosa succederà? Che questa proposta andrà alla Camera, sarà messa lì tra le migliaia degli emendamenti che ci stanno, probabilmente non sarà mai nemmeno analizzata. Questa è la verità. Allora dobbiamo dirla ai marchigiani. Che tecnicamente non ci sono nemmeno i tempi per poter approvare questa cosa. Ce sarebbe invece una via più speditiva, cioè se si volesse fare questa cosa, ma voglio dire, ci sono tanti diversi parlamentari marchigiani che stanno sia alla Camera che al Senato e tutti perfettamente sono a conoscenza della problematica. Per cui se si volesse procedere verso una variazione di bilancio, la proposta di emendamento dovrebbe, per essere più rapidi, partire proprio dai parlamentari marchigiani. E invece non si vuole fare. Allora si vuole fare questa cosa sapendo che non ci sono né i tempi e che quindi è una proposta del tutto inefficace. Punto primo. Punto secondo, il problema è l'hotelau, sicuramente una problematica molto complessa che non va assolutamente sottovalutata. Noi abbiamo fatto come commissione anche un sopralluogo, abbiamo tastato più o meno quello che già sapevamo, sicuramente c'è una situazione di elevato degrado, ma questo degrado è dovuto per tutta una serie, diciamo, di problematiche sociali, ma anche dal fatto molto semplice che ci sono dei proprietari che, non facendo le assemblee di condominio, impedendo che il bilancio venga approvato, sostanzialmente alla fine dei discorsi approfittano della situazione per non pagare il dovuto. Eppure ci hanno riferito quella mattina che siamo stati lì che i soldi questi proprietari ce li hanno. Perché ci dicono che ogni anno nell'ufficio che c'è al piano terra per il trasferimento dei soldi all'estero, ogni anno circa 6 milioni di euro vengono trasferiti all'estero da quell'ufficio. Questo ci hanno detto. Quindi questi proprietari non è che non hanno i soldi, sono nella condizione di non avere questi soldi. Dopo c'è da vedere quanta parte di questi soldi sia lecita o illecita, però i soldi ci sono e quindi c'è proprio la furbizia, diciamo, di non pagare, la furbizia di non pagare. Allora io ripeto quello che avevo già detto in commissione quando è arrivata questa proposta, che poi guarda caso è stata ripresa pure da un consigliere comunale. Attenzione a dare dei soldi pubblici a favore di un intervento privato, perché creiamo un precedente. E nel momento in cui noi diamo questi soldi pubblici a favore di un privato, chiunque potrebbe domani avere la stessa pretesa. Allora io vorrei sapere chi pensa questa cosa, cosa andremo noi a raccontare magari a un pensionato che paga le tasse, a un operaio che paga le tasse, sapendo che questi soldi pubblici sono dati a persone che, avendo disponibilità economica, non vogliono pagare. Dobbiamo risolvere il problema in questo modo? Creando, ripeto, un pericolosissimo precedente. Poi vado anche nel merito della proposta. Qui si scrive: riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio. Allora, siccome io, perdonatemi, sono ingegnere, quindi ho sempre questa deformazione mentale e tecnica, si parla di sicurezza dell'edificio. Qualcuno ha anche citato
c'è un problema di antincendio, ci sta un problema, tutto vero, ma signori, lo sapete che nelle Marche ci sono ospedali pubblici, scuole che non sono a norma con l'antincendio, lo sapete o no questo? Allora, se ci preoccupiamo di un edificio privato, per la sicurezza antincendio di un edificio privato, ma a maggior ragione prima ci dovremmo preoccupare degli ospedali. Io sono 2 anni che ho fatto una richiesta di accesso agli atti per sapere l'elenco esatto degli ospedali che non sono a norma, ancora a distanza di 2 anni non mi è stato dato. E ho avvisato il dirigente che se non me lo darà questo elenco procederò per le vie legali. Allora, questa è la verità. Noi abbiamo edifici pubblici che non sono a norma e ci dovremmo preoccupare di un edificio privato. Non dico che non sia un problema, ma prima, santa miseria, ci saranno delle priorità. Qualcuno ha detto, è stato fatto una foglia urbanistica, l'ha detto Micucci se non ricordo male. Sono d'accordo, Francesco. Io personalmente non avrei mai progettato un edificio in quella maniera, però attenzione perché il problema, quindi io sono d'accordo che sia un edificio che non è assolutamente, non ha una sua logicità, però attenzione perché il mondo è pieno di grattacieli, Manhattan è pieno di grattacieli, ma il fatto che a Manhattan ci siano dei grattacieli non significa che a Manhattan o altre parti ci sia quel tipo di problematica. Allora, la problematica non è il fatto che quell'edificio ha 840 appartamenti. La problematica è sociale. È sociale. Allora, e qui ritorno nel merito della proposta, se noi sistemiamo l'edificio, perché mettere in sicurezza l'edificio vuol dire sistemare l'edificio, ma se noi pensiamo di spendere soldi pubblici per sistemare un edificio senza risolvere la problematica sociale che c'è dietro, noi fra 2 anni staremo da capo. Dopo che abbiamo sistemato il cemento o la scala antincendio, noi fra 2 anni staremo esattamente da capo, con le stesse tipi di problematica. Non risolviamo proprio un bel niente. Il problema non è il cemento armato, il problema è sociale. Il problema è di legalità, è un problema sociale. Poi concludo dicendo questo, avevo fatto sempre in commissione questa osservazione, ho chiesto ma chiediamo dei soldi, sempre la mia deformazione professionale, ma c'è dietro un progetto? La risposta è stata ma intanto chiediamo i soldi, poi vediamo in base ai soldi che ci danno quello che possiamo fare. Io ragiono, per carità è un ragionamento legittimo, però se mi permettete io ragiono esattamente all'incontrario. Prima devo avere una visione di come risolvere quel tipo di problematica e soprattutto, ripeto, la problematica sociale che c'è lì. Dopodiché, sulla base di una progettualità e di una soluzione, allora sì che posso anche pensare di andare a chiedere le risorse. Concludo veramente dicendo una cosa, visto che è rientrato l'assessore Sciabighetti. No, perché magari si è perso la parte dell'intervento. Ho già detto prima, Sciabighetti, quando lei era fuori, che secondo me è sbagliato creare un precedente. E questo vale per questa proposta di legge, ma vale anche per la famosa proposta dei 100.000 euro che si vorrebbe dare all'hotel house. Secondo me sta allo stesso livello. Io vorrei sapere, mi dispiace, ecco Cesetti, vorrei sapere se i revisori dei conti, sapendo che la Regione Marche dà 100.000 euro a un soggetto privato, come vedranno questa cosa? Sarò curioso di vedere la relazione dei revisori dei conti su questo tema. Beh, c'è la proposta, tanto è vero che è stata detta sia in commissione sia al sopralluogo e tanto è vero che abbiamo fatto queste osservazioni. Se l'avete ritirata... tanto meglio. Quindi concludo dicendo che a me questa proposta non convince nella maniera più assoluta e pertanto non la voterò. Sull'ordine del giorno, io voterò a favore di questo ordine del giorno perché c'entra proprio il problema, cioè la questione, come abbiamo detto, è quella
di risolvere il problema sociale piuttosto che il problema dell'edificio in sé per sé. E il fatto che la maggioranza non lo voglia approvare, che, cioè, voglio dire, è un atto, un impegno che la Giunta fa per farsi promotrice presso il governo per realizzare questo tavolo, cioè di fare da coordinatore di questo tavolo, è un impegno, voglio dire, quindi è un indirizzo politico. Se non si vuole approvare, anche se il tavolo c'è, però è un indirizzo politico, no? Andiamo verso la soluzione del problema sociale, non sulla soluzione del mattone. Ecco, questo è quanto dice l'ordine del giorno. Quindi, secondo me, se la maggioranza non l'approva, dimostra, secondo me, mi conferma solo una cosa, che non c'è in realtà la volontà di risolvere il problema, ma c'è semplicemente la volontà di far approvare il proprio atto. Per metterci il cappello. Consigliere Leonardi.